Perché la Madonna nelle varie apparizioni appare con dei vestiti diversi, parla delle lingue diverse, anche lingue dialettali, è sempre giovane, ma molte volte appare in una maniera un po' diversa. Perché? È una domanda che mi hanno fatto e a cui oggi io cerco di rispondere. Maria è risorta a un corpo, risorto con il figlio. Oh, sapete che Maria, il corpo di Maria non esiste, non c'è sulla terra, nel senso che Maria è stata assunta in anima e corpo. Come non c'è sulla terra il corpo del figlio Gesù, così non c'è sulla terra il corpo di Maria. E quindi questo suo corpo glorioso, perché corpo risorto, tra virgolette, lei appare con questo suo corpo glorioso, perché è la messaggera del figlio, è la messaggera del risorto, è la messaggera dell'amore. Maria, in un certo senso, si incarna nella cultura, nella lingua, nelle tradizioni del popolo dove lei appare. È bello, per esempio, sapere che Maria, quando appare a Bernadetta Soubirous a Lourdes, parla nel dialetto che Bernadette conosceva, così come quando appare ai Pastorelli di Fatima, e così quando è apparsa in altri luoghi e in altri posti. E lo vedremo, perché così prenderò a modello qualche apparizione riconosciuta dalla Chiesa, non solo per capire meglio come si sono svolte queste apparizioni, ma soprattutto per entrare nel messaggio che Maria ci dà. Perché se è vero che Maria alla fine ci invita a tornare al figlio, se è vero che alla fine Maria ci invita a fare penitenza e a convertirci e a pregare come ha fatto a Lourdes, ma come sta facendo, come ha fatto a Fatima e come ci ripete continuamente anche da Medjugorje, ma ogni qualvolta che noi meditiamo, contempliamo la figura di Maria, tra virgolette, noi viviamo una sua apparizione, anche se non visibile, spesso sentiamo nel cuore il suo invito a pregare, a fare penitenza, a digiunare e a convertirci. Perché tutto questo? Perché Maria opera soltanto in vista di Dio. Vi leggo un altro messaggio che risale al 25 luglio del 2022, quindi un messaggio della Madonna Medjugorje piuttosto recente. E qui Maria dice: sono venuta per dire al mondo, Dio esiste, Dio è verità, solo in Dio c'è la felicità e la pienezza della vita. Chiedo scusa, mi correggo, questo messaggio è del 16 giugno 1983 e non del 25 luglio del 2022, come ho detto. Quindi, qual è lo scopo di Maria? È quello di venire a dire, in un mondo in cui Dio è emarginato, non è più considerato. Cioè, se Dio c'è o non c'è, oggi la gran parte degli uomini dicono: non mi interessa, e questo è grave, è pericoloso, è rischioso e anche molto triste. Maria ci viene a dire: io sono venuta a dirti che Dio esiste, che Dio c'è, che Dio è verità e che solo Dio ci dà la felicità. Solo Dio ci dà la felicità. Come? E in che modo? Ve lo dico domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.